una donazione da 20.000 euro per ricostruire l'RSA di Pieve Bovigliana, un piccolo comune marchigiano duramente provato dal sisma dello scorso autunno, e un grande concerto dal titolo I Solisti di Milano. Questo è il programma proposto dalla BCC Agro Bresciano per domenica 26 marzo alle ore 20.45 presso l'Auditorium Santa Barnaba. BCC Agro Bresciano, in seguito alla lettera di Sandro Luciani, sindaco del comune marchigiano, ha deciso di partecipare alla ristrutturazione della nuova RSA, una struttura che accoglierà gli anziani della zona e che ospiterà ben 25 abitanti della vecchia casa di riposo. Il sindaco sarà presente alla serata per ricevere la donazione. Il programma della serata proporrà al pubblico opere di Mendelssohn, di Elgar, di Verdi e di Kovacs. Sarà possibile partecipare alle donazioni sia durante il concerto stesso, sia con una donazione al nuovo codice IBAN del comune di Pieve Bovigliana. Questa scelta è maturata in seno al nostro comitato sociocultura e al consiglio di amministrazione, che ha voluto allargare lo proprio spirito mutualistico, la propria cooperazione a uno dei paesini colpiti purtroppo dal terribile terremoto di quest'autunno, e soprattutto ha voluto aiutare un paesino, Pieve Bovigliana, che non è all'onore delle cronache, fa fatica ad avere visibilità, e ci sembrava quindi corretto raccogliere la richiesta di aiuto che il sindaco Sandro Luciani ci ha inviato e ci ha colpito in maniera particolare. Sì, l'Agro Bresciano ha voluto in maniera importante sottolineare la vicinanza a questo paesino con una donazione di 20.000 euro e coronare il tutto con un concerto di alta qualità con i Solisti di Milano, dove chi vorrà e chi vorrà partecipare potrà, se vorrà, donare qualcosa direttamente al sindaco di Pieve Bovigliana. È una scelta maturata in alcuni mesi da parte del consiglio di amministrazione, che ha preferito questo gesto di solidarietà rispetto a dei festeggiamenti al proprio interno della festa del socio dell'anno scorso. Quindi i soci di Agro Bresciano hanno donato molto volentieri al comune di Pieve Bovigliana i 20.000 euro. Non dobbiamo dimenticare che come banca di credito cooperativo noi continuiamo a sostenere il territorio, abbiamo erogato oltre 100 milioni di finanziamenti a imprese e famiglie, abbiamo destinato centinaia di migliaia di euro alle iniziative nel territorio bresciano, con alcune iniziative di spicco come il Festival Pianistico Internazionale Brescia e Bergamo o l'Ibrixia, ma con altre numerosissime iniziative nei paesi locali. Ma l'articolo 2 del nostro statuto ci impegna come banca di credito cooperativo ad allargare i nostri orizzonti, soprattutto quando il nostro territorio, che è comunque l'Italia, viene colpito da tragedie come quella del terremoto scorso. Aggiungo che a livello di Federcasse, a livello di Movimento di Credito Cooperativo, siamo comunque impegnati anche in paesi extra Italia, e quindi non snaturiamo la nostra vocazione di banca del territorio quando sosteniamo iniziative come quella in Ecuador, come altre iniziative che vedono con poco sforzo riuscire a far sentire la vicinanza del credito cooperativo alle popolazioni più disagiate. Esatto, abbiamo voluto, assieme al maestro Travaglini e ai Solisti di Milano, tracciare un percorso che possa andare sia dalla musica di alta qualità come quella del romanticismo di Mendelssohn a una musica più popolare, proprio perché siamo convinti che la cultura e la musica debbano essere patrimonio di tutti e non soltanto di una piccola elite. Il progetto che ha colpito la nostra attenzione è relativo alla ricostruzione della casa di riposo del comune di Pieve Bovigliana, che vede interessate 25 persone che hanno bisogno di questa casa di riposo, e con il sindaco di Pieve Bovigliana seguiremo passo passo la realizzazione appunto di questa ristrutturazione della casa di riposo.